Bentrovati. Beh, ormai l'estate è arrivata, malgrado qualche pioggerella che potrebbe ancora esserci, ma fa bene alla campagna. Dobbiamo anche essere contenti che non sempre il sole caldo possa abbronzarci. Ma il Salento è diventata terra di interesse in Italia, per gli europei e per gli extraeuropei, perché è un territorio meraviglioso che ispira alla meditazione e ispira anche alla composizione di tante canzoni importanti. Lo fece Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara ed era Porto Cesareo, ma come ultimo esempio, per esempio, Biagio Antonacci, che canta il Salento e la pizzica per ritrovare se stesso e per tentare di metabolizzare un amore o per attendere che quest'amore possa ritornare. Ma perché il Salento sì è esploso rispetto a qualche decennio fa, ma non è riuscito ancora a destagionalizzare? Perché in agosto ogni singolo centimetro quadrato del nostro territorio pullula di turisti, ma in questo periodo vi è una presenza, ma non è così massiccia come in altre parti d'Italia, lì dove anche il territorio non è bello come il nostro. Beh, perché molte volte la burocrazia non aiuta a destagionalizzare. Vi voglio fare un esempio che trasmetto a voi dopo aver parlato con un operatore. Perché in tanti locali, in tanti ristoranti non vi sono spazi attrezzati all'esterno, non solo durante i mesi di giugno, luglio e agosto e forse parte di settembre? Per quale motivo, vi siete domandati, vi sono tutti i tavolini sotto questi mega ombrelloni e non sotto una bella struttura organizzata che quasi fa del suolo pubblico, che cosa? Un altro locale. Perché i titolari non vogliono pagare l'occupazione del suolo pubblico? No, non è questa la verità. Per esempio, per Lecce città, e faccio un appello al sindaco per rivedere anche il regolamento, le autorizzazioni sono annuali, per cui c'è il rischio che per X motivi, se un ristoratore volesse costruire una bella struttura che ospiti sia in inverno ma anche in estate, anzi sia in estate ma principalmente in inverno, e quindi mangiare, come dire, all'interno dei nostri vicoli, delle nostre piazzette belle per il barocco e per la nostra storia, dovrebbe fare un investimento, con il rischio che l'anno successivo di fatto poi possa non ricevere l'autorizzazione. E l'investimento per fare una bella struttura non costa pochi centinaia di euro. E allora tutti quanti sono fermi, mentre in altre parti d'Italia, lì dove il clima è anche più freddo, Milano, Roma, Firenze, in ogni settimana dell'anno si può mangiare all'aperto, da noi lo si può fare solo nei mesi prettamente estivi, perché giustamente alcun operatore investe migliaia e migliaia di euro con il rischio che una pubblica amministrazione non rinnovi a essi che cosa? Quello che è l'utilizzo dello spazio pubblico. Rivediamoli questi regolamenti e diamo la possibilità di creare strutture che facciano godere il Salento e il clima salentino 365 giorni l'anno, perché se in altre parti dove nevica lo si può fare, non vedo il motivo per cui in un territorio in cui la neve è soltanto un sogno non si possano creare questi momenti di accoglienza. Un altro aspetto, parlando con un operatore degli stabilimenti balneari, il presidente di un'associazione, Mauro Della Valle, ponevo il problema anche dei costi, per esempio delle spiagge, senza nulla togliere ai sacrifici di tanti imprenditori che hanno voluto sì creare la propria attività, ma anche offrire servizi a coloro che vogliono fruire di uno stabilimento, ma troppe volte ci sono tantissimi seri operatori equilibrati nei costi e tantissimi anche meno seri operatori che magari trovandosi in zone particolarmente belle sfruttano queste e fanno pagare
delle tariffe esagerate per fruire del lettino, dell'ombrellone o del semplice panino. Allora, parlando con lui, ho detto si dovrebbe, come dire, organizzare in modo differente anche l'accoglienza sui nostri arenili. E da lui è venuta una proposta che ritengo interessante e che secondo me se ne dovrebbe parlare con tutti coloro che sono predisposti sul territorio, come per esempio anche le camere di commercio o Confindustria per coloro che sono aderenti a questa organizzazione. Così come per gli alberghi, anche per gli stabilimenti balneari, far cosa? Le varie categorie, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, a secondo dei servizi che vengono offerti e a secondo quindi della bontà complessiva. Più servizi, più costi, e ognuno di noi sa che andando in una struttura balneare a 5 stelle il costo del lettino può essere elevato, ma certamente quel lettino non sarà di plastica bianca e quasi rotto, ma sarà un lettino adeguato alla categoria alta e superiore per cui e alla quale si appartiene. Anche da questo, anche dalle non prese in giro, può crescere il turismo e l'interesse verso il nostro territorio, aspettando l'estate che ormai è alle porte. A domani. Thank you.